sono Maria Rita Noviello, sono un oncologo medico e sono qui anche a testimoniare la presenza dell'ASL Roma 3 che ha legittimato questo evento come un evento molto importante per la salute dei nostri cittadini. Noi abbiamo organizzato con l'associazione La Cura si fa arte, quindi del Fate Bene Fratelli, e con l'associazione Salute Uomo, Salute Donna e Tricostar, questa giornata dedicata alla follia sana, alla follia che cura. L'abbiamo intitolata non Semel in anno ma Totum annum licet insanire, per dimostrare, per testimoniare quanto la follia sana ci fa stare bene. E naturalmente nella giornata di oggi c'è stata una rappresentazione esilarante di pazienti che hanno appunto rappresentato una commedia molto bella che ha fatto proprio da antipasto alla giornata, e abbiamo poi fatto un piccolo simposio per cercare di chiarire il confine tra la nostra follia sana, come dire, e la follia che ammala. E io come etico ho testimoniato quanto la follia sana, cioè quella che ci fa ancora sognare, creare e fa in qualche maniera spazio, no, a quelli che possono essere costrizioni, paletti, emozioni negative, sia vantaggiosa per la nostra salute anche in oncologia. Quindi sono molto contenta di aver partecipato, sono molto contenta della partecipazione dei pazienti e credo fermamente nella ricaduta positiva di giornate come queste. Allora, sono la dottoressa Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma, chiaramente, e ho assistito e ho partecipato a questa giornata dove effettivamente si è potuto anche ragionare su quello che è alternativo alla classica psicoterapia, e come alternativo intendiamo le risorse dei pazienti. Come risorse dei pazienti ci può essere la creatività. Oggi abbiamo parlato di creatività, abbiamo parlato di danzaterapia, abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di tutte quelle che sono le risorse che le persone hanno e magari non sanno di avere, e noi come terapeuti cerchiamo di farle nascere, di metterle in scena e cerchiamo di aiutare i pazienti a entrare in contatto con queste risorse. Oggi abbiamo parlato di follia, ma non quella patologica. Abbiamo voluto bene distinguere due aspetti, perché un momento folle, avere il coraggio di viverlo, spesso aiuta il paziente nel suo percorso terapeutico. Ancora di più questo noi lo stiamo vedendo in ospedale attraverso diverse forme di cotrattamento, perché aiuta la persona non soltanto a stare meglio ma proprio a reagire meglio anche a tutte quelle che sono i processi terapeutici, e parliamo dei canonici, ovviamente trattamenti chemioterapici, radioterapici del caso. I pazienti oggi sono stati protagonisti e noi abbiamo fatto semplicemente da cornice a quello che loro stanno vivendo e hanno messo in scena per poter ovviamente star bene. E in particolare un ringraziamento anche alla mia collega, la dottoressa De Sole, che adesso vorrei far parlare, perché con lei abbiamo fatto nascere un'associazione che è La Cura si fa arte. Io sì, sono la presidente, ma siamo tante anime che poi portiamo avanti ovviamente questo progetto di cura, di trattamento, e vorrei far parlare lei perché è lei che ha curato tutta la parte relativa proprio al teatro. Eccola. Grazie. E La Cura si fa arte è un'associazione, ma nasce dai bisogni dei pazienti e dai loro talenti e dalla voglia di esprimersi e di donare quello che hanno ricevuto. Quindi nasce tutto un progetto di arte terapia, quindi l'arte diventa un metodo di cura, e per imparare a conoscere e amare se stessi nella propria espressività e nelle proprie possibilità. Pertanto nascono proprio dalla domanda dei pazienti, sono nati corsi di pittura, corsi di fotografia, weekend di arte terapia, eventi di ogni tipo, yoga della risata, meditazione, teatro, eccetera. Tutto sulla base sulla base di una voglia di esprimersi e di esserci comunque sempre. E questo noi come servizio di psicologia lo accogliamo, perché è l'impulso che ci guarisce e che ci dà modo di affrontare la vita nei suoi alti e soprattutto nei suoi bassi.
Grazie.